Ciao ragazze, collocazione bucolica direi. Sono sotto ad un albero di limone, molto alternativa direi. Niente, mi è venuto lo spunto e ho voluto per forza condividere. Sto cercando da 24 ore abbondanti online alcune informazioni riguardo alla vela terapia. Clio Makeup, la guru del makeup, circa 2 giorni fa ha condiviso un post nel quale faceva riferimento a questo trattamento di bellezza per i capelli che viene adoperato da molti hairstyle in Brasile. La terapia in fondo tratta l'utilizzo della fiamma. Infatti, sempre su questo post di Clio, venivano rappresentate delle immagini di ragazze che si sottoponevano a questa terapia, con una ovviamente professionista del mestiere che passava su delle ciocche sottilissime, attorcigliate anche in maniera stretta, passava quindi sotto queste ciocche la fiamma di una candela. Una candela accesa e ho cercato ovviamente di informarmi per avere diciamo una sorta di informazione generale riguardo a questo trattamento. Ma online nell'arco di questi 2 giorni sono usciti vari articoli che fanno praticamente il copia e incolla del post pubblicato da Clio tramite il suo blog. E quindi non ho potuto veramente poi andare in fondo, comunque non sono riuscita a cercare in maniera più dettagliata aspetti, testimonianze che io mi auguro si possano cercare anche su YouTube stesso, non è venuto fuori granché. Pertanto volevo prima di tutto elaborare l'idea della fiamma tra i capelli. Elaborarla con qualcuno che magari può anche essere sconcertato da questo trattamento. E di fondo il principio è quello del calore che viene praticamente trasmesso al capello, il quale apre i propri pori e accoglie sicuramente in maniera più intensa il trattamento che poi si viene a porre su di esso. E quindi vi è un doppio beneficio, cioè quello della doppia punta estirpata per via del calore, in quanto si sa, passiamo la fiamma, è normale che si bruci il capello. E la seconda, diciamo, fase del trattamento riguarda l'applicazione di attivi o comunque di nutrimento al capello, che vengono pertanto assorbiti in maniera più ingente dal capello stesso. E quindi promette la presenza, il risultato di una chioma straordinaria. Ne parlava di questo ed è stata la prima a parlarne una modella brasiliana, la quale ha detto che sottoponendosi a questi trattamenti di vela terapia i suoi capelli erano completamente rinati, rinvigoriti, morbidi, lisci, corposi, e aveva estirpato buona parte del suo problema, cioè le doppie punte, che poi è come la cellulite, cioè le doppie punte sono come la cellulite, le hanno tutte. E per questo motivo questione, vuol dire, mi ha interessato proprio perché è un problema che ci affligge un po' tutte quante. Pertanto mi domandavo, ci sarà da qui ad un mese la possibilità di avere informazioni più dettagliate riguardo questa terapia? Ci sarà la possibilità di capirne meglio? Arriverà in Italia? Perché se arriva in Italia, onestamente, se arrivasse in Italia, io onestamente vorrei sottopormi. Dice che i costi sono notevoli, anche perché la durata del trattamento è abbastanza lunga, in quanto le ciocche debbono essere sottili, piccole, in modo da poter appunto trattare tutto il capello. Poi pare che dopo questo trattamento con la fiamma della candela si applichino quindi queste maschere, questi impacchi, e poi si venga collocati sotto il casco per intensificare ulteriormente l'effetto benefico della dilatazione dei pori del capello.
mi incuriosisce tanto. Spero ci siano delle news in più o comunque delle informazioni sotto questo aspetto e non ci sia soltanto un copia e incolla dei post condivisi dalla vostra guru del make-up, Clio. È una cosa che mi interessa, mi incuriosisce anche, ma chissà, pare che il costo sia tra i 100 e i 150 dollari in America. Non oso immaginare in Italia cosa potrebbero chiedere qualora dovesse arrivare. E se non dovesse arrivare, mi potrei specializzare. Mi farei un paio di settimane in Brasile, acquisirei la tecnica e aprirei io un'attività di velaterapia per estirpare le vostre doppie punte. No, ovviamente scherzo perché non ho nessuna competenza in merito. Insomma, se avete delle info, delle novità, se avete delle aggiunte a quello che so io, cioè a questo utilizzo della fiamma e a questi benefici che questa modella brasiliana testimonia di aver avuto, insomma, fatemeli sapere perché è bello condividere. Un caro saluto, spero di esservi stata di input per la ricerca di nuove informazioni riguardo questa vela terapia. Un bacione.